Bentornati. Allora, prepariamoci alla pratica. Ci portiamo in posizione sdraiata sulla schiena. Se volete far partire la musica, io la faccio partire in questo momento. Ci portiamo sulla schiena con le ginocchia piegate, le piante dei piedi a terra e le braccia le lasciamo cadere accanto al corpo. Palmo della mano rivolto verso l'alto. Chiudiamo un attimo gli occhi. Prima di fare qualsiasi cosa, vi invito a portare l'attenzione al corpo, come se faceste uno scan di tutto il corpo. Partiamo dalla testa, portiamo l'attenzione verso il collo, le spalle, le braccia e le mani, il torso, il bacino, le gambe, i piedi e le dita dei piedi. Prendiamo consapevolezza del nostro corpo. Poi iniziamo a inspirare un pochino più profondamente e quando espiriamo lasciamo andare tutta l'aria fuori dai polmoni. Sull'inspiro pensiamo di gonfiare l'addome, sull'espiro lo sgonfiamo. Ne facciamo ancora tre così, trovate il vostro ritmo, inspirando dal naso ed espirando dal naso. Con il prossimo ispiro, se gli occhi erano chiusi, apriteli, abbracciate le ginocchia al petto e dondolatevi un pochino a destra e a sinistra. Massaggiando la schiena, osserviamo le sensazioni nella parte lombare, ma anche più su, nella parte posteriore delle costole, della cassa toracica. E poi ci fermiamo un attimo al centro, le mani dietro alle ginocchia, ci dondoliamo in su e in giù qualche volta. Facendo attenzione a non picchiare la testa, ci fermiamo sulle spalle e poi col prossimo ci solleviamo completamente in posizione seduta. Troviamo una posizione seduta comoda, se siete comodi con le gambe incrociate, altrimenti in qualsiasi altro modo. Cercate di sollevare bene, di stendere bene la colonna. Sull'inspiro solleviamo le braccia al cielo e sull'espiro pieghiamo i gomiti. Li pieghiamo a 90 gradi, se guardiamo i gomiti sono all'altezza delle spalle. Palmo della mano rivolto in avanti e abbiamo un angolo di 90 gradi tra l'avambraccio e la parte superiore del braccio. Sull'inspiro stringiamo le scapole, apriamo il petto, solleviamo lo sguardo. Sull'espiro arrotondiamo leggermente la schiena, palmo della mano rivolto verso di noi, avambraccio a contatto. Inspiro, apro nel cactus, do spazio al petto, alla parte frontale delle spalle. Espiro, arrotondo leggermente la schiena. E porto gli avambracci a contatto e i mignoli a contatto. Ancora una volta, inspiro e espiro. Il prossimo aggiungiamo un pezzettino. Inspiro, apro. Espiro, chiudo. Palmo della mano rivolto verso di me. Mantengo i gomiti a contatto, ma cerco di staccare le mani tra di loro. Stacco la parte interna dei polsi, quindi non si toccano più il destro e il sinistro. Può darsi che troviate questa cosa abbastanza difficile, quindi non preoccupatevi se non ci riuscite, potete restare con le mani unite e semplicemente pensare di staccarle. Chi invece riesce, prova a staccarle magari un pochino di più. Facciamo lavorare la parte posteriore delle spalle, teniamo i gomiti a contatto, vediamo se magari possiamo sollevare i gomiti leggermente di più. Prendiamo un altro inspiro in posizione e sull'espiro stacchiamo e apriamo. Lo facciamo un'altra volta, inspiro, apro il petto. Magari guardo anche in alto, espiro, palmo della mano rivolto verso di me, stringo i gomiti, li alzo che così sono più o meno all'altezza delle spalle e poi se posso stacco le mani, sento che la parte posteriore delle spalle sta lavorando particolarmente, prendo un altro inspiro e sull'espiro questa volta lascio andare completamente, faccio qualche circonduzione delle spalle, le rilasso. Facciamo ancora un paio di posizioni da qui, seduti, in modo tale che poi quando le mettiamo nel nostro vinyasa, dopo avranno senso e sapremo esattamente che cosa fare. Portate il braccio destro in avanti, fate il pugno con la mano destra, portate il pugno leggermente in avanti e poi lo sollevate sopra la testa. Mantenete la mano a pugno, lo portate nella parte alta della schiena,
Con l'altra mano andate a toccare un attimo la cassa toracica, la parte più bassa della cassa toracica. La portate in basso e in dentro. Volete tenere l'addome attivo per mantenere le costole in dentro. La testa è ben dritta, il collo è ben disteso. E poi da qui faccio il pugno anche con l'altra mano, ma porto il braccio dietro di me. Sento che il tricipite inizia ad attivarsi. E poi da qui, mantenendo le mani a pugno, mi giro in un attimo così le vedete, porto anche l'altro pugno dietro di me. Quindi ruoto il pugno sinistro in modo tale che il palmo della mano sia rivolto indietro e poi i due pugni dietro la schiena. Non ho necessità che si tocchino assolutamente, quindi mi giro che così vedete, siamo in questa posizione. Cerchiamo di mantenere le costole in dentro, cerchiamo di mantenere l'addome attivo e pensiamo leggermente di portare un pugno verso l'altro, ma manteniamo le mani chiuse, non stiamo cercando di far toccare le due mani. La schiena ben distesa, il collo ben disteso anche lui, in modo tale che non stiamo arrotondando la colonna in avanti. Manteniamo ancora un inspiro e sull'espiro lasciamo andare. Rilassiamo un attimo le spalle e lo rifacciamo dall'altro lato, esattamente la stessa cosa. Braccio sinistro in avanti, faccio un pugno, porto il pugno leggermente in avanti e poi in alto. Lo porto nella parte alta della schiena, faccio un pugno con l'altra mano e questa volta lo porto indietro. Ruoto il palmo della mano destra in modo tale che guardi indietro, e poi i due pugni dietro alla schiena. Assolutamente non preoccupatevi di quanto vicini siano uno all'altro, non ci interessa. Stiamo lavorando questa posizione, che è la posizione di Gomukhasana, in maniera attiva, non ci interessa toccare le mani o prendercele in alcun modo in questo momento. È semplicemente un modo diverso di fare la posizione rispetto a quella più tradizionale e ci dà la possibilità di far lavorare le spalle in maniera attiva. Il nostro range di movimento attivo. Manteniamo, porto in dentro l'addome, porto in dentro la parte bassa della cassa toracica, inspiro, espiro, lascio andare. Qualche movimento, rilasso le spalle. Se avete le gambe incrociate, magari fate cambio gamba. E poi facciamo qui l'ultima cosa da seduti. Se avete la banda elastica, mettetevela davanti a voi. Se non ce l'avete, fate esattamente la stessa cosa senza la banda elastica. Cominciamo tutti senza per il primo round e poi semmai lo facciamo con la banda. Allora, porto le braccia a contatto con il corpo, palmo della mano rivolto in alto. Immaginate di avere un vassoio e di star portando un vassoio, quindi palmo della mano rivolto in alto, ma stringete i gomiti verso i lati del corpo. Le spalle sono in basso, le scapole un pochino l'una verso l'altra, un pochino ritratte. Da qui allontano i pollici dal centro e mi riporto al centro. Quando torno al centro, i gomiti e i polsi sono sulla stessa linea, potete guardarli se non siete sicuri. Scapole si portano l'una verso l'altra, colonna ben distesa, apro e chiudo. Adesso, prima di farlo con la banda elastica, immaginate di avere una banda elastica in mano e immaginate la resistenza, come allontanate le mani. Anche solo immaginando la resistenza della banda elastica, sentite che le spalle lavorano un pochino di più. Ci riportiamo al centro. Chi non ha una banda elastica o pensa che questo sia abbastanza per voi in questo momento, lo rifà tre volte così. Chi invece ha la banda elastica, palmo della mano rivolto in alto, abbiamo la banda in questo modo, controlliamo che i polsi siano in linea con i gomiti, colonna ben distesa, inspiro, espiro, tiro la banda. Mantengo un attimo, ritorno al centro. Facciamo ancora un paio di volte tenendo la tensione. Inspiro, espiro. Mantengo, stringo i gomiti ai lati del corpo, ritorno al centro e un'ultima volta. Lascio andare, ritorno al centro. L'appoggiamo un attimo a terra, ci portiamo sulle mani e sulle ginocchia. Da qui qualche movimento per riscaldare la schiena, inspiro. Nella posizione della mucca, le scapole si portano l'una verso l'altra, espiro, nella posizione del gatto, le scapole si allontanano. Lo faccio ancora qualche volta con i miei tempi. Penso di muovere tutta la lunghezza della colonna, dal coccige al collo, in modo armonioso.
Facciamo un'ultima volta. Espiro arrotondo, sento le scapole che si allontanano, le mani che premono a terra e poi ritorniamo al centro. Posizione neutra con la schiena, appoggiamo gli avambracci a terra e se guardiamo i gomiti sono sotto alle spalle. Qui manteniamo la mano destra, la mano sinistra esattamente così com'è. Le dita sono aperte, mantengo il gomito sinistro a terra, la mano sinistra a terra, porto la mano destra all'angolo superiore sinistro del tappetino. Premo con la mano destra a terra come se volessi tirare il tappetino verso di me. Posso appoggiare la testa sull'avambraccio sinistro. Con la mano destra pensate di premere i polpastrelli a terra e di tirare leggermente verso di voi, verso la spalla. Così stiamo attivando i muscoli nella loro posizione allungata, in allungamento. Adesso state ancora qualche respiro in posizione. E pensate, anche se niente effettivamente si muoverà granché, pensate di allontanare l'ischio destro e di portarlo leggermente indietro. Così facendo allunghiamo il lato del corpo, dall'anca destra alla spalla, al braccio. Manteniamo ancora un inspiro. E poi ci riportiamo al centro, tutti e due gli avambracci a terra. Stessa cosa dall'altro lato. Mano sinistra va all'angolo opposto del tappetino, possiamo appoggiare la testa. La mano sinistra è attiva, premo a terra con i polpastrelli e penso di tirare verso di me. Posso allontanare un pochino l'ischio sinistro. Qui in questa posizione, specialmente se sapete che siete particolarmente flessibili nella schiena, volete pensare di non lasciare la zona lombare completamente molle, ma di supportarla con l'addome, quindi portate l'ombelico un pochino in dentro. Manteniamo, respiriamo, due. Facciamo l'ultimo, inspiro, espiro, mi riporto al centro. Sollevo le mani, sollevo i gomiti, mi appoggio sulle mani e poi faccio qualche passettino indietro in modo da avere i piedi sulla parte posteriore del tappetino. Mantengo le ginocchia direttamente sotto alle anche. Faccio due passi in avanti con le mani, passi giganti, premo bene le mani a terra come faccio nel cane che guarda in basso. Le braccia sono. Potrei anche avere la testa in appoggio su un mattoncino se ne ho bisogno. Ombelico in dentro e come facciamo nel cane che guarda in basso, premiamo bene con i polpastrelli a terra, le braccia sono distese, la schiena è ben distesa. Manteniamo questa posizione di Anahatasana in maniera un pochino più attiva, un po' come se fosse un mezzo cane che guarda in basso. Sentiamo le spalle che lavorano, facciamo ancora un inspiro e un espiro completo. Per uscire dalla posizione, una mano sotto la spalla, l'altra mano e ci risolleviamo. Ci portiamo nella posizione del cane che guarda in basso e restiamo. Se vogliamo possiamo fare qualche passettino per iniziare a riscaldare anche la parte posteriore delle gambe. Particolarmente utile per chi pensa di essere un pochino teso nella parte posteriore delle gambe o anche nella schiena. Se trovate che il cane che guarda in basso è una posizione facile per voi, potete anche restare in una posizione statica. Chi invece lo trova un pochino più difficile, fare qualche passettino sul posto e piegare le ginocchia può dare una sensazione migliore. Adesso dal cane che guarda in basso ci fermiamo un attimo se ci stiamo muovendo, premiamo le mani a terra, sull'inspiro passiamo in avanti spalle sopra i polsi nella panca. Manteniamo l'addome in dentro, strizziamo le cosce, il sedere, cane che guarda in basso, espiro. Ancora uno, così, inspiro in avanti, panca. Espiro, sollevo le anche, cane che guarda in basso. Con il prossimo aggiungiamo il vinyasa, inspiro in avanti, panca. Espiro, ginocchia a terra, scendo lento. Porto le mani indietro, palmo della mano rivolto a terra, fronte a terra. I piedi sono alla distanza delle anche, inspiro. Sull'espiro sollevo tutto quello che posso sollevare: il petto, le mani, i piedi, le cosce, strizzo i glutei, guardo verso terra, quindi non sto piegando il collo, ma sto mantenendo il collo in linea con il resto della colonna. Mento leggermente alla gola, palmo della mano rivolto in basso. Adesso portate le mani leggermente più in alto e i mignoli l'uno verso l'altro. Stringete le scapole, tirate indietro con i piedi, in avanti con la testa.
Manteniamo ancora un inspiro qui nella locusta. Sull'espiro scendiamo. Mani sotto alle spalle, cobra. Spalle in basso, scapole una verso l'altra. Cane che guarda in basso, espira. Restiamo nel cane che guarda in basso, facciamo un inspiro completo e un espiro lungo. Portiamo le mani ai piedi. Sull'inspiro ci solleviamo in Ardha Uttanasana, paralleli al pavimento con la schiena. Rinforziamo la parte posteriore della colonna. Espiro, scendo. Sull'inspiro braccia vanno in avanti e in alto. Espiro, mani al centro del petto in preghiera. Faccio un inspiro qui. E un espiro lungo. Sul prossimo inspiro sollevo le braccia in avanti e in alto. Sguardo in alto. Espiro, scendo. Uttanasana. Piego le ginocchia se ne ho bisogno. Inspiro, mi sollevo parallelo al pavimento, ombelico in dentro. Espiro, scendo. Mi sollevo completamente. Inspiro, stringo i glutei. Mani al centro del petto, espiro. Facciamone ancora uno, inspiro. Espiriamo completamente, scendiamo. Sull'inspiro mi sollevo parallelo al pavimento. Espiro, scendo. Inspiro, salgo. Mani al cielo. Mani al centro del petto, espiro. Sollevo le braccia al cielo, inspiro. Scendo completamente, espiro. Distendo la schiena, inspiro. Cammino in avanti nella panca. Mantengo la panca, inspiro. Sull'espiro ginocchia a terra, scendo con controllo, gomiti in dentro. E questa volta ci portiamo nella posizione della sfinge. Gomiti sotto alle spalle o leggermente più avanti. Palmo della mano a terra per ora. Allontano le dita l'una dall'altra. E poi da qui, con i polpastrelli, premo a terra e penso di tirare il tappetino verso di me, verso i piedi. Apro bene il petto, il collo in linea sempre con la curva della schiena, quindi sto guardando in avanti, penso di sollevare la sommità del capo, continuo a premere a terra con le mani e a tirare verso di me. Mantengo, faccio ancora un inspiro. Sull'espiro scendo, mani sotto alle spalle, cobra, spalle in basso, scapole in dentro. Cane che guarda in basso, espiro. Resto, inspiro. Espiro completo. Porto le mani ai piedi. Inspiro, mi sollevo, Ardha Uttanasana. Espiro, scendo, Uttanasana. Sollevo le braccia in avanti e al cielo. Mani al centro del petto, espiro. Ne facciamo un altro così. Inspiro, sollevo le braccia. Urdhva Hastasana. Espiro, scendo. Uttanasana. Distendo la schiena. Attivo i muscoli posteriori della schiena. Cammino in avanti, nella panca. Inspiro, panca. Espiro, scendo con controllo. Porto i gomiti in avanti, sotto alle spalle o leggermente più in avanti. E questa volta portiamo le mani unite e le intrecciamo. Intrecciamo le dita. Premiamo bene con gli avambracci a terra, apriamo il petto come abbiamo fatto prima nella sfinge, pensiamo di tenere le clavicole belle aperte, le spalle in basso, inspiriamo qui. Sull'espiro iniziamo a sollevare l'addome, il pube, le cosce, puntiamo i piedi, solleviamo le ginocchia. Restiamo un attimo nella posizione della panca sugli avambracci, ombelico in dentro, parte frontale della cassa toracica in dentro, ginocchia a terra, scendo lento, cosce, pube, addome, inspiro, sguardo in avanti nella sfinge, lo rifacciamo due volte, espiro, srotolo, punto i piedi, sollevo, i talloni tirano indietro, la testa in avanti, centro del corpo attivo e si solleva, ma non voglio sollevare le anche, appoggio le ginocchia, scendo lento, apro il petto, sguardo in avanti, inspiro, espiro, salgo un'ultima volta, stringiamo le cosce, stringiamo i glutei, manteniamo le spalle belle forti, premiamo a terra con gli avambracci. Scendo, ginocchia, cosce, pube, addome, inspiro. Scendo completamente, mani sotto alle spalle, cobra. Cane che guarda in basso, espiro. Resto, inspiro lungo. Espiro completo. Facciamo ancora uno, inspiro lungo. Espiro completo.
Questa volta sull'inspiro solleviamo la gamba destra, cane che guarda in basso con una gamba sollevata, premiamo benissimo tutte e due le mani a terra, manteniamo sia la destra che la sinistra bene ancorate a terra, può darsi che notiate che una mano adesso ha più peso rispetto all'altra, cercate di mantenere lo stesso peso il più possibile tra una mano e l'altra, sguardo in avanti, passo in avanti con la piede destro, appoggio il ginocchio sinistro, inspiro, salgo, braccia oltre la testa, espiro, gomiti a cactus. Stringiamo le scapole, apriamo il petto, ombelico in dentro. Come abbiamo fatto da seduti, palmo della mano rivolto verso di noi, gomiti a contatto, manteniamo, possiamo restare così oppure aprire leggermente. Se decidiamo di aprire, cerchiamo di non abbassare i gomiti, li manteniamo all'altezza delle spalle e cerchiamo di mantenere questa posizione ancora qualche respiro, continuando a restare anche forti nella parte bassa del corpo. Piede destro premi a terra, gluteo sinistro bello attivo, addome in dentro. Manteniamo un ultimo inspiro. Sull'espiro lasciamo andare, mani a terra, cane che guarda in basso. Restiamo un inspiro e un espiro completo. Sull'inspiro passiamo in avanti nella panca, espiro ginocchia a terra o chaturanga. Questa volta andiamo direttamente nel cobra o nel cane che guarda in alto. Cane che guarda in basso, espiro. Restiamo, inspiro lungo. Espiro completo. Solleviamo la gamba sinistra, premiamo tutte e due le mani bene a terra, sentiamo la schiena bella distesa. Sguardo in avanti, passo in avanti col piede sinistro, ginocchio destro a terra, inspiro, salgo, braccia oltre la testa, espiro, mani a cactus, gomiti a cactus, stringo le scapole e apro il petto. Sull'espiro, palmo della mano rivolto verso di me, gomiti uniti. Posso restare oppure separare le mani. Mantengo, controllo che i gomiti non si abbassino, rilasso un attimino il collo. Mantengo la consapevolezza in tutto il resto del corpo. Siamo consapevoli dei piedi e del loro contatto con la terra. Manteniamo i glutei e l'addome belli attivi per tenerci stabili in posizione. Restiamo ancora un inspiro. Sull'espiro mani a terra, passo indietro, cane che guarda in basso. Restiamo, inspiro. Espiro. Facciamo un vinyasa con la locusta, inspiro, panca. Scendiamo con controllo, espiro. Braccia indietro, palmo della mano rivolto a terra e inspiro. Sollevo tutto, espiro. Stringo i glutei, addome in dentro. Mantengo, sento la parte posteriore del corpo che lavora. Sento anche le piante dei piedi attive, i glutei, le cosce, la schiena, la parte posteriore del collo, la parte posteriore delle braccia. Scendo, cobra, inspiro, cane che guarda in basso, espiro, restiamo qualche respiro. Sistematevi in posizione, sentitevi stabili. Tra un attimo iniziamo a giocare un pochino con l'equilibrio qui nel cane che guarda in basso, quindi per ora osservate come con tutte e due le mani a terra, tutti e due i piedi a terra, siate super stabili. Sentite tutti i polpastrelli che premono a terra. E poi da qui accorciate un pochino il vostro cane, fate un passettino in avanti con tutti e due i piedi, piccolo piccolo, sollevate la gamba destra e poi guardate un attimo le mani, sollevate la mano sinistra restando solo sui polpastrelli, quindi c'è più peso, lasciate andare il collo adesso, c'è più peso nella mano destra, nel piede sinistro, può darsi che questo sia sufficiente, altrimenti chi vuole può portare i polpastrelli della mano sinistra indietro verso il piede e magari andare a toccare la tibia. Mantengo la gamba destra super super forte, la mano destra anche bella attiva, la spalla lavora un sacco, resto, inspiro. Ritorno, espiro, cane che guarda in basso. Resto un attimo, inspiro, espiro, ginocchia a terra, porto le mani ai piedi e resto. Lascio che il respiro rallenti un attimo. E poi lo rifacciamo dall'altro lato. Iniziamo a portare le braccia in avanti.
cane che guarda in basso e lo prendiamo un pochino più corto del solito per essere più stabili. Premiamo tutte e due le mani a terra, solleviamo la gamba sinistra. Adesso sollevatevi sui polpastrelli della mano destra e se è abbastanza restate qui. Restate qui con la consapevolezza della mano destra sinistra che preme a terra fortissima, il piede destro che preme a terra fortissimo, la gamba sollevata attiva. Oppure iniziate a camminare indietro, la mano destra, la tibia destra, oppure a metà del tappetino. Resto, addome attivo, mi dà sempre stabilità quando cerco di attivarlo. E poi lascio andare, mani a terra, piedi a terra. Resto un attimo nella posizione del cane che guarda in basso. Inspiro completo. Continuiamo il lavoro in vinyasa. Inspiro, sollevo la gamba destra. Passo in avanti. Questa volta affondo alto. Mantengo il ginocchio sinistro sollevato. Premo i piedi, sollevo le braccia. Adesso portate il braccio sinistro in avanti, verso la parte frontale del tappetino. Fate i pugni con tutte e due le mani. Adesso con il braccio sinistro andate indietro, con il braccio destro portate il pugno alla parte alta della schiena. Continuate a mantenere il pugno sinistro che si allontana un attimo, sentite il tricipite che lavora, poi ruotate il palmo della mano sinistra verso il retro del tappetino, tutti e due i pugni dietro alla schiena come abbiamo fatto all'inizio della lezione. Non ci preoccupiamo di quanto vicini siano, ma pensiamo piuttosto al centro del corpo. Lo manteniamo attivo con la parte frontale della cassa toracica in dentro. Fate attenzione che il collo non si stia piegando in avanti. Pensate magari di portare la parte posteriore del cranio leggermente indietro, la sommità del capo leggermente in alto. Restiamo, facciamo un altro inspiro. Sull'espiro rilassiamo, mani a terra, cane che guarda in basso. Restiamo, inspiro. Restiamo, espiro. Primo vinyasa lo facciamo con il cobra o il cane che guarda in alto. Inspiro avanti nella panca. Espiro, scendo con controllo. Scapole in dentro, spalle in basso, inspiro. Cane che guarda in basso, espiro. Resto, faccio un inspiro completo. E un espiro lungo. Sollevo il piede sinistro, inspiro. Passo in avanti col piede sinistro, mantengo i piedi ben ancorati a terra, sollevo le braccia, inspiro. Faccio i pugni. Mano destra viene in avanti, mano destra passa indietro. Mantenete il tricipite destro attivo, pugno sinistro nella parte alta della schiena o dietro il collo. Tutti e due i pugni dietro la schiena, ombelico in dentro. Collo ben disteso. Mantengo, sento tutti e due i piedi bene ancorati a terra, mi danno stabilità. Attivo i glutei a destra, li stringo. Inspiro lungo. Espiro completo. Facciamo ancora uno, inspiro lungo. Espiro completo. Rilassiamo le braccia, mani a terra, passo indietro, cane che guarda in basso. Resto, inspiro. Resto, espiro. Inspiro, panca. Scendo con controllo, questa volta mi porto nella sfinge con le mani unite. Se guardo le mani e i gomiti fanno un triangolo, apro il petto, sguardo in avanti, inspiro, mi sollevo nella panca sugli avambracci, punto i piedi, talloni indietro, manteniamo le anche basse, il sedere ben attivo, le cosce che stringono. Ginocchia a terra, lentamente scendiamo. Più lentamente riuscite a farlo, più lavorate. Inspiro, apro il petto, guardo in avanti. Espiro, mi sollevo, punto i piedi. Talloni tirano indietro, testa viene in avanti, avambracci premono a terra. Ginocchia a terra, scendo, lo facciamo un'altra volta. Inspiro. Espiro, salgo. Mantengo. Ginocchia a terra. Scendo lento, apro il petto e inspiro. Lascio andare le braccia, mani sotto alle spalle, cobra, inspiro. Cane che guarda in basso, espiro, resto. Accorciate un pochino il cane, premete tutte e due le mani a terra, sollevate la gamba destra.
Gamba destra bella attiva. Le anche sono in linea. Inizio a sollevarmi sui polpastrelli della mano sinistra, sollevando il palmo della mano. Può darsi che questo sia abbastanza. Se abbastanza, restate. Oppure cominciate a camminare con la mano verso la metà del tappetino, oppure alla tibia sinistra. Lo teniamo un pochino di più. Cercate di tenere gli occhi fissi su un punto che non si muove. Vi aiuterà per l'equilibrio. Cercate di mantenere il respiro stabile, costante. Lasciamo andare tutte e due le mani, tutti e due i piedi. Abbassiamo le ginocchia, mani ai talloni, testa a terra. Restiamo, facciamo ancora un inspiro e un espiro lungo. Portiamo le braccia in avanti, lo rifacciamo dall'altro lato. Cane che guarda in basso, corto. Premo le mani a terra, sollevo il piede sinistro. Vado sui polpastrelli della mano destra. Fisso lo sguardo. So esattamente che cosa dovrò fare perché l'abbiamo già fatto altre volte. Quindi sguardo fisso, concentratevi sull'equilibrio. Tutte e due le mani a terra, ma tengo la gamba sinistra sollevata, sguardo tra le mani, passo in avanti col piede sinistro. Se avete la banda elastica, prendetela, ci solleviamo nel guerriero 2, quindi abbiamo il piede sinistro che punta in avanti, ginocchio in linea con il piede e il piede destro parallelo al tappetino. Pieghiamo bene il ginocchio sinistro, abbiamo la banda tra le mani, oppure possiamo farlo senza banda, semplicemente immaginando l'azione di avere un po' di resistenza tra le mani. Esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto da seduti, gomiti in dentro, stringono, scapole in basso e in dentro, spalle in basso e scapole in dentro, palmo della mano rivolto verso il cielo, mantengo i piedi belli forti e poi inizio a preoccuparmi delle spalle. Inizio a tirare la banda o immagino di avere una banda elastica da tirare e allontano le mani l'una dall'altra. Quando torno al centro, mantengo la tensione nella banda. Lo facciamo ancora 4 volte con i vostri tempi. Mantenete un attimo quando siete attivi in posizione, quando la banda è più allungata. 3. Gomiti stretti, pancia in dentro. 2. Piedi ben attivi. 1. Lascio andare la banda a terra. Mi porto nel guerriero 2 con il palmo della mano rivolto in alto, mantengo, resto, inspiro, espiro. Resto ancora un inspiro, espiro mani a terra, faccio un passo indietro, vado nella panca direttamente, inspiro nella panca, espiro un vinyasa con il cobra o il cane che guarda in alto, ci incontriamo nel cane che guarda in basso e da là lo rifacciamo sul secondo lato. Solleviamo il piede destro, portiamo lo sguardo tra le mani, passo in avanti, guerriero 2, prendo la banda elastica se ce l'ho. Come abbiamo fatto dall'altro lato, gomiti stretti al lato del corpo, palmo della mano rivolto in alto, piedi bene attivi, le mani sono alla larghezza dei gomiti. Inizio a tirare, mantengo in tensione, resto un attimo e poi rilascio, ma mantengo sempre un po' di tensione, le mani si avvicinano. Lo facciamo ancora per 4. Se non avete la banda elastica, immaginatela. Immaginate di avere un po' di resistenza per 3. Per 2. E 1. Lascio andare la banda. Palmo della mano rivolto in alto, guerriero 2. Mantengo, ancora i piedi a terra. Di solito facciamo il guerriero 2 con il palmo della mano rivolto in basso, ma oggi lo stiamo facendo in modo diverso, facciamo lavorare un pochino di più le spalle. Manteniamo ancora un inspiro, espiro mani a terra, passo indietro nella panca. Allora, da qui ci abbassiamo a terra completamente, ci portiamo sugli avambracci e per ora manteniamo le braccia parallele l'una all'altra, quindi le mani sono separate alla larghezza delle spalle, gomiti leggermente più avanti delle spalle. Apro il petto, con le mani tiro indietro,
ritorno in quella sfinge che abbiamo fatto all'inizio della lezione. Apro bene le clavicole, la parte frontale del petto, sollevo un pochino la testa e con le mani tiro indietro. Tirando indietro con le mani sento che inarco un pochino di più la schiena, mantengo. E poi da qui faremo la prima variante del delfino. Manteniamo le mani così come sono per ora. Iniziamo a sollevarci nella panca sugli avambracci. E poi dalla panca sugli avambracci solleviamo le anche, come se volessimo fare il cane che guarda in basso, e portiamo i piedi il più vicini ai gomiti possibile. Premiamo benissimo con tutte e due le mani a terra, con i gomiti, gli avambracci, tutte le dita. Solleviamo le anche, solleviamo il bacino, l'addome. Lasciamo andare la testa, ma non vogliamo che tocchi terra. Se stiamo premendo bene con gli avambracci a terra, la testa non tocca terra. Manteniamo quando abbiamo bisogno di fermarci un attimo. Ginocchia a terra, vi sedete nella posizione del bambino, seduti sui talloni se ne avete bisogno. Un ultimo inspiro per chi è ancora qui. Ritorniamo nella panca sugli avambracci, facciamo un inspiro, ginocchia a terra, scendiamo con controllo. Ci fermiamo nella sfinge, inspiro, espiro, a terra completamente, rilassiamo un attimo le braccia indietro. Fate un inspiro completo e un espiro lungo. Allora, da qui ci risolleviamo sulle mani e sulle ginocchia. Riprendiamo la banda elastica, se ce l'abbiamo, e portiamo i gomiti a terra. La banda tra le mani, come abbiamo fatto le altre volte, potete anche solo immaginare di avere la resistenza della banda, ma se ce l'avete e se sentite che le spalle sono abbastanza forti da poterlo fare, lo fate. Palmo della mano rivolto verso il cielo, ombelico in dentro, sollevo sui gomiti, quindi le mani sono sollevate, inizio a creare spazio, a strecciare la banda. Le mani si allontanano, quando ritorno al centro mantengo comunque la tensione. Lo facciamo ancora per 4. Posso rilassare un attimino il collo, ma le spalle sono ben attive. Per 3, per 2, per 1 mantenete un attimo in tensione e poi rilassate. Lasciamo andare la banda, palmo della mano rivolto verso terra e da qui guardate che i gomiti siano sotto alle spalle. Proviamo a fare questo movimento. Prima lo proviamo senza il mattoncino, poi chi ce l'ha e vuole può provarlo con il mattoncino. Premiamo le mani a terra, ombelico in dentro, quindi il centro del corpo lo manteniamo attivo. Premiamo le mani, cerchiamo di sollevare tutti e due i gomiti allo stesso momento. Lentissimamente cerchiamo di abbassare tutti e due i gomiti allo stesso momento. Ci riproviamo. Per 4. Lento, 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 lento a scendere. Per 3. Abbassiamo lentamente. Per 2. Lento, lento, lento con controllo. Per 1. Scendete con controllo. Sedere sui talloni, ci rilassiamo un attimo. Se volete le braccia le portiamo indietro. Poi rilassatevi pure ancora qualche respiro. Nel frattempo io vi mostro che cosa facciamo la prossima volta. Chi sente che questa cosa che abbiamo fatto senza il mattoncino è abbastanza, lo rifà esattamente così. Altrimenti, per chi vuole un pochino di più, prendiamo il mattoncino e lo portiamo tra i gomiti. Il movimento sarà lo stesso, ve lo faccio vedere e poi lo facciamo 5 volte insieme. Quindi le mani sono alla larghezza delle spalle, premo bene con le mani a terra e anche prima di iniziare sento che i gomiti stanno stringendo il mattoncino. L'ombelico è dentro, cerco di sollevare anche il mattoncino e lentissimamente lo riappoggio a terra. Chi volesse provare lo facciamo così 5 volte insieme, altrimenti senza il mattoncino, ma immaginate di averlo in modo tale da portare i gomiti l'uno verso l'altro. Lentamente, per 5. Scendo lento. Per 4. Non credo che nessuno trovi che questo sia super facile, però nel caso in cui lo fosse, potreste anche fare questa stessa cosa, siamo a 3, nella posizione del cane che guarda in basso, e poi portandovi nel delfino. Lo facciamo magari una volta alla fine insieme. Abbassiamo, questo è il 5º. Rilassiamo un attimo. Possiamo sederci sui talloni. Può darsi che le spalle brucino un pochino. Stiamo rinforzando, è normale. Se avete bisogno di rinforzare le spalle, ricordatevi che fare questa pratica una volta
non vi porterà grandi risultati, dovete farla più volte, dovete farla regolarmente e allora vi porterà dei risultati visibili. Ok, da qui, allora, ci riportiamo un attimo nel delfino, facciamo un'altra variante del delfino e dopodiché ricominciamo con questo lavoro. Questa volta proviamo a fare il delfino in questa posizione, intrecciamo le mani, così come abbiamo fatto la panca sull'avambraccio prima. Quindi le mani unite portano un pochino più di forza e di stabilità. Puntiamo i piedi, solleviamo le anche. La testa non si appoggia a terra, premo con gli avambracci a terra e inizio a camminare con i piedi verso le spalle. Mi sollevo tantissimo con le anche, ombelico in dentro, il collo rilassato, posso guardare tra i piedi, ma non sto appoggiando la testa a terra, mi raccomando, è un'altra posizione. Premiamo con tutti e due gli avambracci a terra, con la parte esterna delle mani a terra, manteniamo. Ancora un paio di respiri, se avete bisogno vi sedete sui talloni, vi riposate un attimo. E poi da qui lasciamo andare, ginocchia a terra, ci portiamo in posizione seduta, chiudiamo gli occhi un attimo, sentiamo il lavoro che abbiamo fatto sulle spalle. Specialmente nella parte posteriore delle spalle, abbiamo fatto diverse cose che potrebbero farle bruciare un pochino. Sapete che non dovrebbe assolutamente essere un problema, sono semplicemente i muscoli che sono un pochino stanchi dal lavoro. Ok, da qui riapriamo gli occhi e facciamo un'ultima cosa con il mattoncino, chi ce l'ha, altrimenti senza. Questa è quella cosa che vi dicevo prima, se questo movimento lo trovavate già abbastanza difficile e abbastanza interessante, lo rifate qualche volta, qualche ripetizione. Chi invece volesse provare, si porta nel delfino con i gomiti che stringono il mattoncino, rilassiamo la testa non è appoggiata sul mattoncino perché ci serve di poterlo sollevare. Invece di far camminare i piedi vicinissimi ai gomiti, teneteli un pochino più indietro per questo. Potete guardare tra le mani, stringete i gomiti, cercate di sollevare il mattoncino. Premete bene con le mani a terra, stringete i gomiti, lentamente riportate il mattoncino a terra. Ci riprovate, fatelo 2 o 3 volte. Se il mattoncino cade non c'è nessun problema, ricominciate. Io lo faccio un'ultima volta. Ginocchia a terra, quando avete bisogno scendete e vi riposate. Per chi ha esperienza con la posizione di Pincha Mayurasana, questo è un ottimo riscaldamento, quindi se è una cosa che praticate regolarmente e volete prendervi una pausa e fare, prendervi una pausa tra virgolette, e praticare Pincha Mayurasana per 1 minuto o 2, fatelo pure, altrimenti facciamo un paio di altre posizioni in cui andiamo un pochino ad allungare le spalle adesso. Quindi ci portiamo sulle mani e sulle ginocchia, incrociamo la gamba destra sopra la sinistra, apriamo i piedi alla larghezza del tappetino e ci sediamo tra i piedi. Siamo nella posizione di Gomukhasana, questa volta la facciamo in maniera tradizionale, quindi portiamo il braccio sinistro al cielo, la mano sinistra dietro la schiena, la mano destra ruotiamo il palmo indietro e la portiamo sempre verso la schiena. Qui, se riuscite ad agganciarvi, le mani si agganciano, altrimenti se avete la banda elastica potete essere in questa posizione, ve la faccio vedere da così. Potete essere in questa posizione, potreste anche, se non avete una banda elastica o una cinghia, utilizzare i vestiti. Quello che avete, restiamo ancora qualche respiro. Anche qui vogliamo fare attenzione che non stiamo arrotondando il collo, manteniamo il collo ben disteso, l'addome in dentro, cassa toracica in dentro. Possiamo chiudere gli occhi. Respiriamo in posizione, lasciamo che le spalle si allunghino un pochino. Se
Se gli occhi sono chiusi, li riapriamo, lasciamo andare le mani. Facciamo qualche circonduzione delle spalle e poi facciamo semplicemente cambio lato. Ci portiamo in quadrupedia, ginocchio sinistro sopra il destro, piedi alla larghezza del tappetino, mi siedo. Si solleva il braccio opposto rispetto alla gamba che sta sopra, quindi solleviamo il braccio destro, mano destra alla schiena, mano sinistra cerca di agganciarsi. Se si aggancia bene, se non si aggancia, uso qualcos'altro per aiutarmi. Ombelico indentro. Collo ben disteso. Chiudo gli occhi e resto. 5 respiri lunghi. Il prossimo ispiro, apro gli occhi, rilasso, vedo se ho bisogno di muovere un attimo le spalle e poi da qui ci portiamo sulla schiena, piedi davanti al tappetino, scendiamo con controllo, ci portiamo sulla schiena, facciamo un ponte, una sola ripetizione del ponte oggi. Se volete fare la posizione di Urdhva Dhanurasana alla ruota, le spalle potrebbero essere abbastanza calde da farlo con facilità, altrimenti ponte. Premiamo i piedi, solleviamo il bacino, solleviamo la schiena, portiamo le scapole l'una verso l'altra, le mani si uniscono e le dita tirano verso i talloni. Apriamo bene il petto, manteniamo il mento verso la gola. Restiamo per 4. Glutei belli attivi, sollevo le anche, 3, per 2, manteniamo per 1, prima lasciamo andare le braccia, allontaniamo le scapole e lentamente scendiamo. Scendendo completamente, portiamo i piedi alla larghezza del tappetino. Lasciamo cadere tutte e due le ginocchia a destra. Le riportiamo al centro e le lasciamo cadere a sinistra. Le riportiamo al centro, torniamo a destra. Manteniamo un paio di respiri. Torniamo a sinistra l'ultima volta. Ok, ci riportiamo in centro. Portiamo le ginocchia al petto, ci dondoliamo a destra e a sinistra. E poi ci rotoliamo sul fianco destro, portiamo le ginocchia l'una sopra l'altra. Il braccio destro si allunga all'altezza della spalla. Posso appoggiare la testa sul mattoncino se ce l'ho, sul cuscino. Mantengo le ginocchia una sopra l'altra, unisco le mani. Sollevo il braccio sinistro, posso fare un semicerchio indietro e aprire il petto. Portare il braccio sinistro all'altezza della spalla sinistra. Posso anche ruotare la testa se voglio. Mantengo. Manteniamo ancora due respiri, osserviamo il respiro che inizia ad essere più lento, più tranquillo. Adesso riportiamo il braccio sinistro dove era, al punto di partenza, e facciamo cambio lato. Ci portiamo sull'anca sinistra, esattamente la stessa cosa dall'altro lato. Ginocchia l'una sopra l'altra, braccio sinistro all'altezza della spalla, mani una sopra l'altra. Faccio passare il braccio destro sopra la testa, un semicerchio e lo apro verso destra.
L'ultimo inspiro in posizione. E poi ritorno al punto di partenza, una mano sopra l'altra. Vado sulla schiena. Distendo tutto il corpo in un allungamento intenso. E quando sono pronta, lascio andare. Abbandono le braccia ai lati del corpo. Lascio andare i piedi verso gli angoli del tappetino. Sento le scapole in appoggio, il bacino in appoggio. Chiudo gli occhi e mi abbandono. Lascio andare qualsiasi sforzo. Posso immaginare che ogni volta che espiro, il corpo diventi un pochino più pesante e si abbandoni al pavimento. Qualsiasi tensione dei muscoli del viso adesso si allenta. Ammorbidiamo la fronte, le tempie, la bocca, la mandibola. Ammorbidiamo il petto e l'addome. L'interno coscia e il pavimento pelvico. E anche le dita delle mani e dei piedi. Lasciamo che il corpo si riposi ancora per un altro minuto e osserviamo come la mente reagisce a questa richiesta. Magari lo trovate facile, o magari è la parte più difficile della pratica per voi. Ad ogni modo, non importa. Vedete se è possibile restare. Sapete che c'è una fine. Siamo qui solamente ancora per gli ultimi secondi. Vediamo se possiamo goderci questo momento in cui non c'è nient'altro da fare se non lasciare che il corpo si abbandoni alla terra. Con un inspiro più lungo iniziamo a muovere il corpo, le dita delle mani, le dita dei piedi. Portiamo le braccia oltre la testa, le distendiamo, ci allunghiamo. Abbracciamo le ginocchia e portiamo il petto e ci dondoliamo un pochino a destra e a sinistra. Ci rotoliamo sul lato e utilizzando le mani ci risolleviamo. Portandoci in posizione seduta, le mani al centro del petto in preghiera, la schiena ben distesa. Col prossimo inspiro solleviamo le mani al cielo, sull'espiro le mani alla terra. Grazie, grazie di aver praticato con noi oggi.